So Paulus was pretty late. He was making us pizza, but he ate it on his way out. So we don't have any pizza anymore. I have spaghetti now. Yeah, we have spaghetti now. Yeah, yeah, yeah. It's no problem. Avete mai sentito parlare dell'outback australiano? Si tratta di un vasto e remoto territorio che si estende per migliaia di chilometri, caratterizzato da paesaggi desertici, pianure aride e formazioni rocciose spettacolari. Questa regione selvaggia e affascinante è la casa di una ricca biodiversità, inclusi canguri, emu e serpenti velenosi e anche gechi e cose strane. Esplorare l'outback significa avventurarsi in una terra di estremi, con temperature che possono raggiungere livelli estremi sia in estate che in inverno. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Exotica Ita. Ci siamo incontrati con le prime persone che venivano da Brisbane per partecipare a questo safari nell'Outback, e da Brisbane siamo partiti per andare fino ad Adelaide in un volo di circa 2 ore. Abbiamo a disposizione qualche ora per esplorare una parte della città di Adelaide, che è una città ricca di architettura, anche se comunque si tratta sempre di una città australiana, nel senso l'architettura è abbastanza moderna, e si tratta inoltre del posto più vicino al polo sud in cui io sia mai stato. Take your sleeping bag inside. Why did you bring your sleeping bag? Because she didn't get anything from other Tim, and so she got my information. Okay. So that hey, I cannot do anything about it. Si entra dentro al monumento. Diciamo che è tutto molto moderno, non è nulla di antico, però ci sta. Mi piace qui dentro. Museo un po' ambiguo, un po' di animali morti, però ci sta. Rinoceronte. C'è un po' di puzza di pelle morte. Sono finito in un museo in cui ci sono tipo esposizioni di cose aborigene. Mi sto guardando un video su aborigeni degli anni 30. Sì. Adesso mi guardo tutto il museo. Ci addentriamo in musei di vario tipo, musei di animali, un po' di rettili ingabbiati in modo un po' strano. Non vi ho fatto le riprese per fortuna, perché non mi andava in realtà, erano veramente messi male. Ho voluto provare questi nel video in cui mangiavamo insetti. Questa notte abbiamo dormito in un campeggio in delle bunker house abbastanza piccole, senza bagno, con un solo lavandino. Una delle ultime stanze con letto che vedremo in questo video. Sono le 4 di notte, stiamo per partire per il secondo giorno. Più di mosche non ha senso. Questo è stato il giorno in cui abbiamo fatto il viaggio più lungo nel deserto, veramente. È un viaggio di 9 ore da Adelaide fino al centro dell'Australia, molto più lontano dell'ultima tappa in cui saremmo dovuti andare. Il viaggio è stato una sofferenza per me, perché praticamente nelle prime tappe, ok, avevo l'acqua, ero tranquillo, c'era un po' di fresco sul pullman, ma iniziava a fare un po' caldo. Ho finito l'acqua perché non l'ho riempita nel bagno, ovviamente mi sono dimenticato. Ho iniziato a soffrire di brutto perché non avevo acqua, facevo un caldo della Madonna e eravamo seduti da 8 ore sul pullman. Qui testavano razzi in mezzo al deserto. Siamo praticamente nel bel mezzo del nulla. È una città fantasma, hanno detto. Una roba figa.
sono gli occhiali oltre polarizzati. Voglio diventare cieco. È questo pezzo di storia qua, diciamo, è un pezzo, sono tutti pezzi raccolti da un razzo, diciamo. Questo esperimento è andato abbastanza male, credo. Questo non è un fallimento, ma è la parte dietro del motore che ha portato un satellite in orbita negli anni 90. Guardate qui, la Terra è completamente rossa. Come andare nel deserto. Ho comprato questo cappello da Kmart, $10. Adesso vediamo, qua mi sembra già abbastanza... Porco, giù da strada. Seconda sosta molto bella, il lago salato più grande d'Australia. Si tratta veramente di un deserto salato, completamente bianco, un paesaggio incredibile, una salinità assurda perché puoi camminare effettivamente sul lago perché è talmente salato che l'acqua non esiste, praticamente c'è solo sale e se scavi un po' trovi l'acqua. L'acqua alla fine non è neanche acqua, è un soluto molto più sale che acqua, alla fine è un liquido un po' strano. We are tasting salt, like. It's actually really good. It's salt, but that is very good. I can see it. E cosa fai dopo 9 ore di viaggio? Praticamente alle 7 di sera facciamo una visita a Cooper Pedy. Si tratta della città dove avremmo dovuto dormire durante la notte e abbiamo fatto una specie di tour della città. Ci siamo divertiti dimenticandoci del viaggio di 9 ore ed è stato abbastanza interessante. Chiesa sottoterra. No, that's Opals. That's all. Yeah, they're opals. All those borders there in there. Yeah, that's the. Cooper Pedy è una piccola città nel cuore dell'Australia con una storia unica e affascinante, conosciuta come la capitale mondiale dell'opale. Questa comunità sotterranea è famosa per le sue miniere di gemme colorate e le case scavate nella terra per sfuggire al caldo estremo del deserto. Un luogo straordinario dove la bellezza della natura si unisce alla creatività umana per creare un'esperienza unica nel suo genere. Benvenuti a Cooper Pedy, dove il sottosuolo nasconde tesori e storie. Un luogo veramente affascinante e abbiamo dormito in questo caso sottoterra. Si trattava di un dormitorio scavato sottoterra, veramente grosso e quasi un po' inquietante. Camera, vabbè, il muro lì, non so perché è di mattoni, però camera, roccia per avere più fresco, 4 letti, easy. Abbiamo costruito le centrali. Non so come andrà a finire. Ho toccato abbastanza, basta. Ma è legale. Oh, really? You want a picture? Yeah. That's so cool. Quella sera, dopo una pizza in un ristorante in cui una signora ha portato un canguro, ci viene la brillante idea di andare a cercare scorpioni con la luce UV a Cooper Pedy nel deserto. Inutile dirvi che non abbiamo trovato quasi nulla perché abbiamo cercato solo vicino al dormitorio. Good morning, guys. Thank you. We are fine.
sveglia ovviamente troppo presto, come sempre, tra le 4 e le 5. Raggiungiamo il terzo punto in cui abbiamo dormito, diciamo un campeggio in cui abbiamo montato le tende e i lettini per dormire la notte. Il viaggio continua, ma dovrete aspettare fino a martedì prossimo per vedere il prossimo episodio. Spero che questo primo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo che in descrizione trovate il link a Inef, che è l'azienda sponsor di questi video, che si occupa interamente di insetti da pasto esopodi tropicali di altissima qualità, completamente made in Italy. Vi lascio anche un codice sconto con cui potrete risparmiare sui vostri insetti da pasto, è il codice Exotica. Lo potrete inserire dove c'è scritto hai un codice sconto alla fine del vostro ordine. Trovate anche il link a Instagram in descrizione e ci vediamo nel prossimo episodio di questo safari nell'Outback. Sarà quasi più bello di questo.